grandi attrattive di Peio c'è il caseificio Turnario, un simbolo, diciamolo subito, un simbolo, e io sono con un giovane simbolo di questa resistenza in quota, che è Daniele, giovane casaro, di età? 18 anni. Quindi sei già casaro, una grande esperienza, e beh, badate bene, con un premio che vorrei dire internazionale. Siamo a Bra, a Cis, fra le manifestazioni più famose al mondo che si occupano di formaggi, e hai ricevuto questo premio che vediamo. Un premio alla resistenza, il che significa? Significa la resistenza casearia di mandare avanti tradizioni e nel fare formaggio come si è sempre fatto, con a latte crudo, dove il latte non viene pastorizzato e si mantengono le caratteristiche del latte, e questo va anche nel formaggio. Cosa ti ha spinto a fare il casaro e soprattutto ad apprendere le tecniche tradizionali? Io ho provato, mi hanno proposto di venire qui a provare perché avevano bisogno. Il casaro di prima era andato via e ho provato, mi è piaciuto, Ilaria mi ha insegnato. E questa maestra che è Ilaria, che è l'anima del caseificio. Sì. Ed è stata la tua maestra, quindi insomma hai appreso sul campo. Sì, perché a scuola ho fatto l'istituto agrario, ma più che altro di zootecnia. Tu abiti a Peio Paese? Io abito a Covolo. Quindi sei un piccolo pendolare. Sì. Progetti futuri a guardare questi risultati, che sono un grande riconoscimento anche professionale? Migliorare, insomma. Resterai qui? Sì. Aiuti l'Ilaria? Sì. Quindi presidiate insieme, ecco, quindi siete giovani, avete già il futuro, diciamo, in mano. Cosa chiedete al paese, alla comunità? Che comunque siamo una piccola realtà e pretendere che possiamo stare al passo con le grandi attività. Starvi vicino per quello che siete. Sì. Ho già parlato di Ilaria perché ne ha parlato prima Daniele, sei stata la sua maestra. Beh, intanto una bella soddisfazione, perché l'allievo mi pare che dà i suoi frutti. Sì. Non è facile tramandare le tradizioni. Penso di no, anche perché hanno mentalità completamente diverse dalle nostre e abbiamo anche noi tanto da imparare da loro. Tirare su un giovane è guardare al futuro, comunque dare una speranza. Questo è un caseificio che aggrega, ecco, che organizza proprio piccolissimi produttori, magari anche con uno o due capi. Esatto, ne abbiamo uno che ha due vacche e il produttore che ne ha di più ha una trentina di vacche, perciò siamo proprio piccolini, una piccola goccia. Noi abbiamo detto che Ilaria è l'anima di questo caseificio, ma il caseificio potrebbe essere inteso come l'anima di Peio. Direi di sì, perché nel caseificio ci si confronta e poi comunque è una piccola risorsa dove ognuno può venire e salutare. È un punto di incontro fra paesani. È una grande risorsa e potremmo dire che l'identità del paese, insomma, c'è perché anche perché c'è il caseificio. Quindi è un'esperienza che va salvaguardata. Penso che sia importante salvaguardare il caseificio, proprio perché in questo luogo ci sono piccole storie, ma con molta importanza. Un grande cuore. Grande, tantissimo.